Come sono cambiate le città dei Sapiens da quando gli uomini hanno deciso di vivere tutti insieme nello stesso posto? Come sono le città moderne rispetto alle città più antiche? Sono diverse soltanto nella struttura architettonica, quelle tutte estese in superficie, quelle di oggi invece magari sviluppate in verticale, oppure cambiano anche per qualche cosa di diverso, per i valori che vengono condivisi? Sono le città di oggi soltanto gli inferni descritti da Italo Calvino e Roberto Vacca o possono essere anche delle utopie di modelli ecologicamente e socialmente sostenibili? Quello che faremo oggi sarà proprio un viaggio che comprenderà due storie parallele. Una la racconteremo qui, dal Marocco. Quella è la catena dell'Atlante, questa è la piana che porta poi alla città di Marrakech, che sarà la nostra tappa fondamentale. Vedremo per la verità anche altre città. Perché il Marocco? Perché qui da sempre gli uomini hanno dovuto costruire città in rapporto alle condizioni climatiche soprattutto e ambientali molto avverse. Come hanno fatto? Hanno utilizzato dei metodi che per caso oggi ci possono essere ancora utili a rileggerli? E lo faremo anche per un'altra ragione, non solo per quella climatica e ambientale, ma anche perché qui in Marocco le città come Marrakech conservano un tessuto sociale di civitas, come avrebbero detto i latini, di comunità che forse in altri casi abbiamo perduto. Non ci sono qui in queste città i non luoghi tipici delle metropoli e delle megalopoli moderne di oggi. È ancora una città viva, fatta di gente, che ancora ci può insegnare qualche cosa. Dall'altro lato vedremo invece la storia di Singapore, una città-stato che ha di fronte enormi problemi ambientali e di sostenibilità che deve risolvere con l'incremento continuo della popolazione in uno spazio che è sempre quello. Come faranno? Come fanno? Potrebbero prendere qualche insegnamento da parte degli antichi. Le città antiche avevano delle gerarchie più precise ed erano in qualche modo più ordinate, secondo delle griglie prestabilite. Le città moderne non rispondono più a questa logica, sono un insieme di nebulose che si tengono tutte nello stesso posto per ragioni che non sono più quelle del passato. In ogni caso, più della metà dei Sapiens vive in città oggi, fra qualche anno sarà oltre il 70%, quindi il futuro delle nostre città è il futuro di noi Sapiens. Ma come erano costruiti i limiti delle città, soprattutto nei climi molto caldi, come qui in Africa appunto? Marrakech è un esempio tipico. Ci sono le mura che naturalmente hanno una ragione di difesa, ma in realtà servono anche a una specie di isolamento della città rispetto all'ostilità dell'ambiente circostante. Non sono città permeabili. Come sono fatte le mura qua? Beh, lo vediamo bene perché questo è il pisé, cioè la caratteristica che contraddistingue tutta la città di Marrakech. Si tratta di un misto di fango, che è anche cemento in qualche punto, con tanti elementi all'interno, e paglia, che può incorporare anche delle pietre o dei mattoni disposti più regolarmente. Così vengono innalzate le mura, che poi vengono intonacate da diversi strati, quasi vetro, e infine qualche volta anche affrescate. Ora, tutte queste mura con questi fori che probabilmente hanno una funzione di raffreddamento, raffrescamento dell'aria e del clima all'interno, sono
quello che anche contraddistingue la città rossa, come viene chiamata. Ci sono naturalmente anche delle torri, le vediamo qui, tutto attorno al perimetro delle mura di una città che oggi raccoglie 1 milione di abitanti, dunque è molto cresciuta nel tempo. Qua c'è il punto d'ingresso che oggi naturalmente è mutato parecchio. Una fontana, tipicamente quella c'è quasi sempre, anche in questa città bisogna mostrare la presenza di acqua, del resto Marrakech sorge su un luogo di sorgenti antiche. E qua si va verso l'ingresso in città. Rispetto alle città romane che avevano un decumano, cioè una strada principale che le attraversava da una parte all'altra, quelle arabe hanno in realtà lo stesso, una strada lunga, ma dentro la Medina. Medina significa la città vecchia sostanzialmente. Ecco, mentre però nella Medina si resta e non ci si espande, cioè attorno a quel decumano è costruita la città, per le città romane il decumano era diciamo la strada a partire dalla quale poi la città si allargava. La differenza insomma è significativa, poi adesso la vedremo meglio. All'interno di Marrakech, dentro le sue mura, i 19 chilometri di mura che ci sono attorno alla città, il punto più notevole è senz'altro il minareto di Koutoubia, che è questo qua. Elia Scanetti scriveva a proposito dei minareti in rapporto ai campanili, che sono molto diversi. Intanto non vanno a rastremarsi verso l'alto, sono così uguali alla base come sono uguali alla sommità. Questo in particolare sopra ha 4 sfere enormi di rame. Ma perché sono così diversi? Perché da là sopra si diramava la voce del muezzin, la voce dell'autorità religiosa. Dunque come fari in cui non si vede soltanto la luce, anzi la luce non si vede proprio, si sente la voce. Del resto nei campanili invece c'erano le campane che assolvevano a una funzione simile. Questo minareto è del XII secolo, così come le mura nella loro prima fondazione sono di quell'età lì. Le mura hanno un numero enorme di torri, 202 torri che sono accanto, ma questa è la più alta delle torri che sono all'interno e arriva a circa 70 metri. Una delle differenze fra le città antiche e quelle moderne è la presenza della religione, anche se qui a Marrakech invece è incombente, ma del resto vediamo anche nelle città cristiane che hanno comunque i campanili che fanno sentire la loro voce. Oggi però sono complessivamente più laiche. Altre differenze stanno nella dimensione, nella popolazione, evidentemente, perché le dimensioni sono molto cresciute, qualche volta in verticale, e la popolazione naturalmente è molto aumentata, città di migliaia di abitanti a confronto con megalopoli di milioni di abitanti che crescono ancora nel tempo, oggi superano addirittura i 10 milioni di abitanti, per non parlare di conurbazioni assurde come quella di Tokyo, Osaka, che sfiora i 40 milioni di abitanti. Un'altra differenza è anche la tecnologia e l'infrastrutturazione, che naturalmente un tempo era molto primitiva, evidentemente oggi invece è molto spinta. C'è spesso sotto le città moderne una serie di collegamenti senza i quali noi non potremmo nemmeno considerarci cittadini di queste metropoli. Oggi più del 50% della popolazione mondiale vive all'interno delle aree urbane. Diciamo che se noi volessimo mettere tutte insieme le città del mondo, una accanto all'altra, avremmo una superficie di circa il 2% della terra emersa, cioè quanto mezza Australia. Immaginiamo mezza Australia piena soltanto di città. Ma questa percentuale di popolazione all'interno delle mura cittadine sta crescendo ancora oggi. Arriverà molto presto, nei prossimi 20 anni o poco più, al 70% della popolazione mondiale dentro le città. E come si farà a vivere così tanti tutti insieme in queste giungle che una volta venivano chiamate d'asfalto e di cemento? È il problema che si stanno ponendo in una città-stato che da questo punto di vista è all'avanguardia, cioè a Singapore. A Singapore i problemi ambientali sono notevoli, la gestione di questi problemi è fatta qualche volta in maniera draconiana e soprattutto si deve cercare di essere resilienti rispetto al cambiamento climatico e al fatto che non ci sono più tante terre per costruire palazzi e grattacieli. Come faranno? Nel 2065 Singapore celebrerà il centenario della sua indipendenza. Ma come sarà all'età di 100 anni?
Possiamo solo immaginare la Singapore del 2065. Certo è che nel 2065 Singapore sarà molto diversa da come è oggi. Nei suoi secondi 50 anni affronterà terribili sfide. Popolazione in rapida crescita e invecchiamento, lotta per la sopravvivenza economica e incalzanti cambiamenti climatici. Il modo in cui Singapore affronterà queste sfide determinerà il suo futuro. Ecco, questo è il centro davvero di Marrakesh, Jemaah El Fanah, questa piazza, così si chiama. Adesso la vediamo perché tutto sembra tranne che una piazza monumentale, di fatto non lo è. Vediamo dove siamo esattamente prima. Intanto che il tè si fa, questa è la carta di Marrakesh. Su una carta come questa possiamo vedere le ragioni della città di Marrakesh organizzata come le città tradizionali nordafricane, ma anche europee e asiatiche, cioè con una grande importanza per esempio alla collocazione geografica. Qui ci sono dei corsi d'acqua, eccone uno, e poi altri canalizzati attorno, e poi grandi palmeti, tutto qua, li vediamo qua. Tanti spazi verdi, grandi, dentro il perimetro urbano, che però non è il perimetro della città vecchia. Jemaah El Fanah significa assemblea dei defunti, perché questa piazza probabilmente un tempo serviva per le esecuzioni capitali. Non è chiarissimo se l'etimo sia sostanzialmente solo quello, ma è un posto straordinario che adesso ci accingiamo ad esplorare. È esattamente come dovrebbero essere le città, come erano un tempo le città, con un senso sviluppatissimo di comunità che qua si muove, anche se ormai largamente a servizio dei turisti. Ecco, la piazza si trova qua, è questa qui. Al centro della città, la città vecchia si apre proprio qua attorno, e adesso andiamo a esplorare. Aspetta che però il tè adesso si può bere. Ecco, quello che si sente è subito un gran rumore, perché qua percussionisti di ogni tipo e musicisti di ogni tipo intrattengono i turisti, ma anche i cittadini, attraverso le loro attività. Lo spettacolo di Jemaah El Fanah viene ripetuto quotidianamente e ogni giorno è differente. Tutto cambia. Le voci, i suoni, i gesti, il pubblico che vede, ascolta, odora, assaggia e tocca. Ecco, questa è proprio l'essenza di una città che nessun luogo virtuale potrà mai ridare. Gli altri sensi, la terza dimensione dei corpi. La tradizione orale è incorniciata da una molto più vasta che noi possiamo chiamare intangibile, cioè che non si può toccare. La piazza, come spazio fisico, protegge una ricca tradizione orale e intangibile. Questo è il discorso rilasciato da Juan Goiti Solo all'incontro di apertura per la prima dichiarazione della piazza di Jemaah El Fanah come patrimonio intangibile dell'umanità. Ecco, questo è un serpente, povera bestia, io l'avrei lasciato, è una biscia però, non è pericoloso, l'avrei lasciato in pace. Speriamo buon anno, inshallah. Inshallah, ciao. Prendila in mano. Prendiamola in mano, però riportiamola lì. Speriamo. Riportiamola lì, grazie. Buon anno, buona fortuna. Grazie. Ora, naturalmente, tutto questo oggi, diciamo, l'avrei lasciato tranquillamente stare, quel serpente alla sua strada, però è molto più importante vedere come questa piazza, che non ha sostanzialmente niente di particolarmente monumentale, il minareto della Kutubia è laggiù, si vede come in questo caso, cioè, quello che conta è la comunità che emerge da qua. Ci sono, per esempio, persone che cantano e suonano. E tutti che si avvicinano in un rito collettivo che prende diverse declinazioni da tutte le parti. Ecco,
colpisce un po' che in un mondo che ormai è tutto, diciamo, digitale, noi non sappiamo esattamente quanto a lungo si conserva la memoria fisica, voglio dire, di un hard disk o di un DVD. Qua capiamo bene che la forma più persistente di tradizione e di possibilità di tramandare la memoria è la tradizione orale, che qui è in atto da secoli, almeno da quando la città è stata fondata, ma in realtà raccoglie le storie anche delle grandi carovane del deserto. La memoria come forma di umanità tipica dei sapiens, che qua viene tramandata esattamente come si faceva un tempo. E in questo senso di memoria, di tradizione, di condivisione, che la piazza Gemaël Fna è qualcosa di unico al mondo, è come le piazze dovrebbero essere in tutte quante le città. Mentre invece oggi andiamo verso modelli diversi, però anche qui in Marocco le cose possono cambiare. Ora, la piazza Gemaël Fna, vista dall'alto, ha un'altra prospettiva, anche se qui siamo ancora nel campo dello sviluppo orizzontale delle città, perché l'unico elemento alto è il minareto di Kutubia, che si trova però qua giù. Quindi è l'unico punto di riferimento un po' più alto dei due piani, che sono questi edifici qua attorno. Qui abbiamo tutti edifici da tutte queste parti, anche dove siamo noi in questo punto, e poi qua, che danno una curiosa forma alla piazza. Diciamo una forma che era stata occupata nel tempo, forse prima dalle esecuzioni capitali, come si diceva, e poi successivamente anche dalle tende e dal mercato, naturalmente. Come è divisa però la piazza? Come funziona? Qui sotto a noi, proprio qua sotto, c'è una specie di vivaio, direi, qua, in questa zona qua sotto, dove si vendono banane, olive e cose di questo tipo qua. Poi invece, quando ti sposti più da questa parte, quello che vedi sono dei tavoli lunghi dove si somministra da bere oppure si comprano noccioline o cibo da strada, questo per questa parte qua. Poi invece tutta questa parte è riservata al cibo, nel senso che ci si siede e si mangia qui. Però la parte più interessante della piazza in realtà è proprio questa, dove avvengono le altre attività, qui, in questa fascia qui. Perché qui ci sono quelle che chiamiamo patrimonio immateriale, intangibile, della tradizione orale, della trasmissione della memoria dell'umanità. Abbiamo, in fondo ci sono alcuni pochi, per fortuna, che addestrano scimmie. Ora le scimmie non sono fatte per essere addestrate, soprattutto non con una catena al collo, quindi questo a noi non piace, né ora né mai. Poi ci sono gli incantatori di serpenti, li abbiamo visti, in realtà sfruttano il fatto che quei serpenti, poveracci, sono ormai schiavizzati, non c'è nulla di bello neanche in questo, è una tradizione antichissima, si trovano in questa parte qua. Quello che invece è più interessante, e anche più bello dal nostro punto di vista, è quanto accade in questi circoli che si formano spontaneamente qua. Qui avviene la musica, viene messa in atto, avviene il racconto, avvengono le tradizioni, ci sono i cantastorie addirittura ancora, che in arabo antico tramandano vecchi riti e vecchie tradizioni. Questa è la parte importante di Gemaël Fna. Però se la vediamo in confronto a quanto accade oggi invece con lo sviluppo delle città, vediamo che la differenza è sostanziale. Anche qui in Marocco, sta per essere, chissà se è realizzata, comunque è stata progettata una struttura che non avrà niente a che vedere con queste città a sviluppo orizzontale, che sarebbero rimaste in una superficie, ma qualcosa che salirà verso l'alto. Adesso qui l'ho rappresentata come una specie di botte. Sarà invece in realtà una città che avrà tanti piani e tante possibilità di vivere all'interno di un edificio alto quasi 500 metri. Ecco, qui le attività saranno dunque tutte dislocate in verticale. Consuma di più una città come questa o una come questa? È una domanda che ci possiamo fare, anche perché siamo per ritornare proprio nella città-stato di Singapore, dove lo sviluppo scelto è stato quello verticale per forza di spazi. Qui invece spazi ce ne sarebbero, ma gli elementi fisici vanno sempre considerati, e stiamo per andare a vedere quali problematiche può portare una città di quel tipo quando lo sviluppo diventa impetuoso come è stato in questi ultimi anni. Oggi il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane. Entro il 2065 questa percentuale potrebbe aumentare fino all'80%. Diverse decine di città si trasformeranno in megacittà.
Una di queste potrebbe essere Singapore. La gran parte delle future megacittà ospiterà i propri abitanti in eccesso espandendosi verso l'esterno. Ma non Singapore, che ha ormai raggiunto il limite dei suoi 720 km quadrati di superficie. Dagli anni 50 a oggi ci siamo riappropriati circa del 20% dell'isola. Ma c'è un limite. Non possiamo continuare così. Con così poca terra a disposizione, Singapore deve trovare un'altra soluzione. E in fretta. Per questo, alcuni degli architetti più visionari hanno progettato cose mai concepite in passato. Poiché non c'è alcuna possibilità di espandersi in orizzontale, l'unico modo a Singapore è farlo verso l'alto. Shirin Taraz e Alina Yeo credono che l'unica soluzione alla futura crescita demografica di Singapore sia vivere a centinaia di metri da terra. Definiscono questo concetto città verticale, sottolineando come non si tratti semplicemente di grattacieli più alti che riproducano edifici esistenti. Secondo loro, solo una nuova e radicale visione della vita in grattacieli tropicali condurrà alla creazione della Singapore del futuro, i cui abitanti potranno vivere a 60 o addirittura 100 piani di altezza. La città verticale dovrà convincere decine di migliaia di persone a fare ciò che il Sapiens non ha mai fatto prima. Trascorrere la propria vita a 500 metri da terra. Sappiamo di avere le capacità per costruire edifici molto alti. Abbiamo le capacità per costruire ascensori ad alta velocità, per portare le persone così in alto. Ma non sappiamo se alla gente piacerà viverci e che impatto avrà sulla salute mentale delle persone. Sappiamo davvero cosa significa vivere in uno di questi efficientissimi spazi costruiti così in alto? È facile pensare che le megacittà non siano altro che un insieme di megastrutture, ma non è così. Sono fatte anche degli esseri umani che vivono in questi mega edifici. Ed è proprio a questo che dobbiamo iniziare a pensare. Mentre noi ci ingegniamo per costruire megacittà densamente popolate e con edifici sempre più alti, le persone tendono a isolarsi, preferendo la privacy alla vita di comunità. Ed è un dovere per noi architetti e urbanisti creare spazi in cui le persone possano ancora stare insieme. Dobbiamo porci domande fondamentali. Come possiamo costruire in modo che i nostri edifici vengano apprezzati da chi li abiterà? Marrakesh si sta risvegliando adesso e anche il souk riapre. Tutto incredibilmente pulito perché qua la spazzatura viene allontanata all'alba durante la notte e viene però portata in discariche che sono fuori dalla città. Dunque in qualche modo il problema è soltanto spostato altrove. Ma non è l'unico impatto importante che hanno le città. Quello dei rifiuti è senz'altro considerevole. In qualche parte del mondo si buttano in discariche, in altri si bruciano. Solo pochi paesi fanno una raccolta differenziata, completa e riciclano. Quello sarebbe importante. Poi c'è il problema delle infrastrutture, quelle sotterranee delle città anche antiche come Marrakesh, cioè le fognature sostanzialmente, e quelle invece che qui sono subaeree e che sono la grande rete infrastrutturale delle comunicazioni e dell'elettricità, che potrebbe essere fatta convenientemente passare meglio sottoterra, ma che invece non dappertutto può essere fatto. Qui c'è una selva di fili che si intrecciano dappertutto. Poi c'è il problema naturalmente del traffico. Qui dentro al souk non si gira soltanto con i carretti, ma si viene in motorino, in bicicletta, con l'asino, col cammello, col cavallo, insomma c'è un po' di tutto per trasportare merci, e non tutti questi veicoli sono poco inquinanti. Il problema del traffico nelle grandi città è veramente pesantissimo.
E questo vale soprattutto per le città dove si usano mezzi molto inquinanti, appunto come questo. Solo in pochi posti del mondo l'elettrificazione della flotta di veicoli è stata completata. Ma sono le città che succhiano energia, e ne succhiano tantissima, e hanno bisogno per svilupparsi di quantità di energia che sono oltretutto diverse nelle varie parti del mondo. Immaginiamo Las Vegas, quanta più energia può consumare di qualsiasi anche grande città italiana. Per fare questa energia si inquina, le città dunque rimangono i posti più inquinati, perché qua dentro, oltre al traffico veicolare, c'è l'inquinamento dovuto al riscaldamento, alle caldaie e a tutto quello che insomma serve per far funzionare una città. Queste problematiche si traducono oggi con la parola particolato sottile, le famose polveri PM. Sono polveri molto piccole che al di sotto di 2,5 possono entrare direttamente in contatto con gli alveoli polmonari e causano una sovramortalità, un'extra mortalità annuale che può essere molto significativa. Questo inquinamento in Italia raggiunge gli 80.000 morti all'anno in più, morti premature rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il loro decorso normale. Si pensi che, secondo uno studio pubblicato a marzo 2023 su The Lancet, nel mondo solo una persona su 100.000 ha un'esposizione al PM2,5 al di sotto dei livelli di sicurezza raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutte queste problematiche si moltiplicano quando lo spazio a disposizione è poco e la città si deve sviluppare in verticale. Progettare case in aria per una specie così legata alla Terra è una grande sfida. Singapore è riuscita a mescolare culture diverse con l'introduzione di complessi residenziali pubblici già dalla fine degli anni 60. E i sostenitori della città verticale sono sicuri che sia un successo. Ci siamo assicurati che le diverse etnie e culture potessero mescolarsi tra loro in quel tipo di edifici. Oggi costruiamo residenze pubbliche di moltissimi piani e le progettiamo con l'obiettivo di mescolare etnie e culture, così che possano vivere insieme e non ci sia segregazione. Costruire edifici sempre più alti non è così diverso. Ma gli abitanti della città verticale non sono solo di etnie diverse. Saranno sempre più anziani. La popolazione di Singapore sta invecchiando in fretta. Nel 2065 una persona su due avrà più di 65 anni. Gli esperti si chiedono come faranno così tanti anziani a vivere in una città verticale. Una città ben progettata per una popolazione che invecchia è una città ben progettata, punto. Bisogna cercare di progettare una città inclusiva per tutti. Per i designer è un modo per ricordare che le città migliori sono quelle socialmente inclusive. Gli esperti ritengono che, nonostante le dimensioni, la città verticale possa diventare anche una comunità. Gestita come un villaggio urbano. Villaggi urbani organizzati in modo da avere facile accesso a uno spazio comune, in cui siano presenti servizi di base per giovani e per anziani. Entro il suo 100° compleanno, Singapore avrà progettato e costruito qualcosa di mai sperimentato prima. Infrastrutture urbane alte centinaia di piani. Ma ai suoi residenti piacerà vivere sempre più in alto? A Marrakech c'è una città nella città ed è la Baia, la Bella, questo posto qui. Una serie di oltre 150 stanze con diverse funzioni, bellissima davvero, che
che dunque può essere considerata effettivamente come una città nella città. Adesso la esploriamo nel dettaglio. Quello che si vede qui è un po' la storia, è il cortile principale sul quale affacciavano le stanze delle concubine del dignitario che teneva la baia stessa. Ora qui si racconta che l'origine del palazzo è del 1860, poi fu preso appunto da altri importanti personaggi, qui hanno diversi nomi, i Visir, eccetera, e poi fu preso dai francesi alla fine, all'inizio del XX secolo, che ne fecero la loro base perché era un posto effettivamente bellissimo. Ora, a parte i diversi ambienti che si aprono qui, si racconta delle 24 concubine, le 4 mogli, eccetera, tutto l'armamentario leggendario che c'è attorno ai sultani, agli emiri, ai visir, ecco, ci sono due luoghi caratteristici, perché bisogna ricordare che qui le costruzioni corrispondono a esigenze di natura ambientale, dunque la città che si modella a seconda del posto dove è stata costruita, e anche di natura strategica. Per esempio il fatto di non avere finestre, di avere tutti i muri addossati nella città stessa, è proprio il fattore che genera una città fatta in un certo modo, con i vicoli stretti lungo i quali si mettono le persone a commerciare, che poi vengono coperti per non avere il problema del sole, mentre all'interno si rimane protetti senza avere affacci sull'esterno. Ci ritorneremo andando nel Riad, cioè nel posto più importante di questo complesso. Qui c'è un altro giardino appunto che è ancora più grande, e poi altri ambienti, tutti veramente come si diceva, intarsiati e decorati in maniera raffinata con pietre che vengono dall'Italia e da tutto il resto dell'Africa settentrionale e del Mediterraneo. In questo posto possiamo fare un'ulteriore riflessione. La differenza cioè che c'è tra quello che è il concetto di città per i greci antichi, che sono i primi a fondare città-stato, le poleis, e quello che c'è invece per i romani, che hanno due termini per questo, urbs e civitas. Sono due termini diversi e significano cose differenti. Naturalmente quando facciamo riferimento all'urbs facciamo riferimento alla struttura architettonica. La civitas invece è il posto in cui confluiscono le genti, in cui chi è cittadino conferisce la dignità di città all'agglomerato che si forma. Altra cosa è invece la polis dei greci, perché lì invece città significa la radice, il luogo dell'origine, dunque è fortemente differente il concetto, uno molto radicato, l'altro invece di confluenza. Le città di oggi a quale modello corrispondono? Direi che è quello romano che ha fatto più proseliti, cioè sostanzialmente una globalizzazione ante litteram, un impero senza fine, come appunto lo chiamavano i romani, ed è quello che possiamo riconoscere come impronta nelle città di tutto il mondo, o almeno in gran parte di queste. Il segreto di Marrakesh, davvero il segreto più intimo, sta nel Riad, cioè nel cortile interno, nei cortili interni per la verità. E qui ce n'è uno dei più belli, quello del Palazzo Baia, è quello in cui mi trovo ora proprio al centro del cortile. Ora si può discutere molto se l'ispirazione di questo tipo di costruzioni venga direttamente dalle città romane, che qui pure erano state fondate, dunque un cortile interno attorno a un impluvium dove c'era probabilmente dell'acqua, oppure se invece l'ispirazione sia muresca, cioè degli arabi che si erano spostati poi in Spagna, poi ritornando qua e portandone l'esempio, o prima ancora invece di quanto gli arabi sapevano fare nelle altre parti del mondo. Il professore Carlo Alberini, che abbiamo consultato della Università Mohammed VI del Marocco, ci ha raccontato che il Riad comunque consiste in un insieme di elementi architettonici e spirituali. Quelli architettonici, vediamo, è bellissimo. C'ha questo intarsio in legno e finemente lavorato dappertutto. Ci sono gli alveoli come nel Nido di Vespa e negli alveari, tipicamente dell'architettura arabo-moresca, dappertutto. Ci sono poi i mosaici, insomma, un posto veramente meraviglioso. Ma il fulcro è questo qui, è quello dell'acqua. Una fonte centrale, una sorgente, spesso piastrellata, sia qui che anche sulle pareti, e il motivo è chiaro, perché facendo scorrere l'acqua, questa evaporando portava un miglioramento delle condizioni climatiche d'estate quando faceva molto caldo, dunque siamo sicuri che
quando qui fanno 57 gradi è importante estremamente avere un ambiente di questo tipo, e questa è una ragione per cui è stato effettivamente costruito in questa maniera, la ragione climatica. Non ci sono affacci esterni del Riyadh, sostanzialmente è un luogo di privacy e di intimità tipico dell'architettura araba, che si riconosce molto bene qui a Marrakesh, dove invece nel quartiere ebreo, nella Mellaha, ci sono finestre e balconi sulla strada. Qui nella parte araba invece non ce ne sono. Qualcosa che ha a che fare anche col fatto che le donne qui si velano e si coprono, può darsi, ma soprattutto col fatto che all'interno del giardino c'era anche la seconda ragione, quella non architettonica ma spirituale. Qui si veniva per distendersi, per sciogliere le tensioni. Per questo c'è un giardino con le essenze, ci sono gli aranci, ci sono i banani, c'è insomma una specie di replica in piccolo ma fortemente simbolica del paradiso terrestre, che nella religione islamica è importante per ragioni di bellezza e di serenità. Dunque qualche cosa che racchiude un doppio motivo il Riyadh strutturato in questa maniera qui. È bello lasciarsi andare all'esplorazione di questi luoghi anche quando ci sono tanti turisti come oggi, è giusto che ce ne siano, tutti vorremmo essere da soli nei posti più belli del mondo, in realtà tutti vogliono stare in quei posti lì, ma quello che si riesce a cogliere, se per un attimo ci si sposta, se per un attimo si fissa un particolare, è l'essenza antica di quella sapienza costruttiva. Qui l'acqua veniva portata attraverso una canalizzazione sotterranea chiamata Kettara, che portava l'acqua sostanzialmente che si era infiltrata nell'Atlante, nelle montagne dell'Atlante, fino dentro Marrakesh. Siccome questa infiltrazione sotterranea dell'acqua di pioggia, qui ce n'è poca, 300 mm all'anno, pochissima roba, è molto lenta, succedeva che tu avevi l'emergenza di queste acque proprio nella stagione secca, quando serviva. Poi piano piano si seccavano e poi ritornavano ad alimentarsi dal ciclo delle acque continuo. Oggi questo ciclo naturale, che era stato mirabilmente sfruttato dagli arabi, viene accelerato dalle pompe, dall'elettricità, dal motore. Questo però porta a un'erosione delle risorse, risorse che invece un tempo qui erano perfettamente governate in equilibrio con l'ambiente dagli antichi abitanti di questa zona fino all'undicesimo secolo. Ecco, queste sono le problematiche risolte dai nostri antenati in varie parti del mondo, declinati diversamente ma sempre con un'armonia nel mondo naturale. Cosa del tutto diversa da quello che succede in città a sviluppo verticale come Singapore, dove il problema di vivere a decine di metri di altezza senza praticamente quasi mai tornare al suolo comporta anche una diversa declinazione, una diversa distribuzione delle risorse. Soprattutto quando non ce ne sono tante, il problema è grave. Senza dubbio, edifici di 100 piani renderanno il futuro skyline di Singapore strabiliante. Ma si riuscirà a definire queste mega strutture casa? C'è qualcosa di intrinsecamente umano nel muoversi su un piano orizzontale. Perché come esseri umani possiamo muoverci solo orizzontalmente e i movimenti verticali non ci appartengono molto. Quindi tutti gli spazi di comunicazione, di aggregazione, le aree comuni sono tipicamente orizzontali. Si passeggia lungo un viale, si procede su una strada, lungo un fiume, si cammina. Difficilmente si hanno conversazioni profonde e significative mentre si salgono le scale o in ascensore. Quindi gli spazi orizzontali, come quelli pubblici e comunitari, sono assolutamente cruciali per la convivenza tra gli esseri umani. Gli urbanisti, formati per progettare in due dimensioni sul suolo, devono immaginare interi quartieri e spostarli dal piano orizzontale della terra a quello verticale. Devono pensare in tre dimensioni. Ma gli esperti hanno idea di come reagiranno i residenti a questi nuovi spazi a livelli? E questi sono dei tracciatori oculari. Ci sono tre videocamere. Per comprendere meglio come il cervello umano sia in grado di elaborare un nuovo ambiente complesso, i ricercatori si affidano allo spazio multifunzionale e multistrato più vicino e disponibile, i centri commerciali. Uno degli elementi della ricerca prevede l'utilizzo dei cosiddetti tracciatori oculari,
Occhiali muniti di piccole videocamere che registrano il movimento degli occhi e ci indicano in che direzione sta guardando una persona, quali elementi dell'ambiente ha osservato e quali importanti informazioni ha forse trascurato. Stiamo studiando la cognizione spaziale. Ecco come gli individui si muovono nell'ambiente, come imparano nuovi posti, come ricordano quelli in cui sono già stati, come effettuano scelte. Nello specifico, stiamo studiando ambienti a più livelli come centri commerciali, strutture complesse, quindi ambienti in cui le persone non debbano solo orientarsi in un'unica direzione, quella orizzontale, ma anche in verticale, perché è ovviamente più complesso e le persone utilizzano diverse strategie e tecniche per orientarsi. Souk a Marrakesh è probabilmente il luogo più caratteristico, ci vengono turisti da tutto il mondo da sempre, perché questa città è una piazza di mercato. Qui arrivano le merci dal Sahara oppure dalle altre parti dell'Africa, convergono anche quelle mediterranee, insomma un posto dove ci si incontra per vendere e commerciare. Però quello che è veramente importante è che il Souk è sostanzialmente il luogo della seduzione, il rapporto cioè di intimità che ha il commerciante con i suoi beni, con le cose che vende e la possibilità che un cliente possa entrare in quel rapporto di intimità. Ora noi andremo a vedere che cosa succede durante una contrattazione. Naturalmente negheranno che ci sia una contrattazione, i prezzi li conoscono benissimo, ma è vero. Lo sa il commerciante stesso, lo ha risolto l'enigma indecifrabile del prezzo dei suoi oggetti con i quali è in un'intimità così profonda. E che succede al momento in cui poi la concludi quella contrattazione? Sembra che le parti siano lontanissime e poi a un certo punto si scivola verso l'accordo. È il momento stesso, come dice Elias Canetti, in cui il commerciante, possessore del bene, ti consente di vedere come lui è fatto dentro. È un momento magico e irripetibile. Qui il negozio di Latif, che è uno dei più belli qua, veramente bellissimo, però io sono interessato soprattutto a un aspetto, in tutti i paesi arabi in generale, no? C'è quest'arte della contrattazione, quando tu vai in un negozio difficilmente c'è un prezzo fisso, perché? Perché oppure c'è sei... e non no, lo conosciamo. Ci sono delle negozie che hanno prezzo fisso, però è il bello in Marocco perché in Marocco non siamo tutte arabi prima. Certo, prima siamo cosa. Che cosa siamo? Arabi, però siamo berberi e poi ci sono ebrei, marocchini, ebrei, berberi e ci sono Tuareg del sud del Marocco, del Sahara e c'è anche arabi, sai? Quindi è un po' misto. È un po' misto e questo che fa del Marocco un paese molto straordinario, perché c'è una mista di cultura importante. Perché io se vengo qua, lo so quanto costa questo, non lo so. Non c'è un prezzo, ma tu lo sai quanto costa? Perché io l'ho cercato e conosco il prezzo, perché io faccio questo lavoro quasi 46 anni. Ecco, però quello che sembra è come se il negoziante, il commerciante, sì, il prezzo lo facesse a seconda di chi vede. A me un prezzo, a un altro no, prezzo. No, no. Ieri un prezzo, domani un altro. No. Sai cosa? I primi clienti del giorno portano fortuna. Se può fare un prezzo un po' migliore, però il prezzo è per tutta la gente, per me è uguale. Ricco. Non c'è differenza. No, non c'è differenza tra la gente. Perché qui ci sono degli oggetti bellissimi. Fai conto, questo qui che mi facevi vedere, questo è un astrolabio. Questo. Quindi è uno strumento antico per misurare le stelle, le distanze e i tempi, no? E il tempo e anche le feste. E il tempo delle feste importanti. Ecco, ma questo è di ottone. D'ottone è tutto lavoro fatto a mano. Mettiamo che io lo voglio comprare e ti dico quanto costa. Sai cosa, io ti dico la verità, io non mi piace contrattare molto il prezzo. Contratto un po', però logicamente non mi piace esagerare. Quindi il prezzo è più o meno quello che tu ritieni giusto? No, dopo siamo d'accordo tutti e due, io ti dico il prezzo giusto, te faccio un sconto di come massimo 20%, quindi 15-20%. Succede qualche volta che il commerciante e l'acquirente diventano quasi
Come in una specie di gioco di teatro, no? Sì, sì, qualche volta sì. Però ti dico una cosa. Io qualche volta quando vengono i clienti a vedere al mio negozio e dico che io non contratto molto il prezzo, non sono contente perché dicono perché vogliono... siamo in Morocco e dobbiamo contrattare. È come se il prezzo fosse una cosa enigmatica, no? Non decifrabile. Tu aspetti che... E poi a un certo punto, anche se sono distanti, si accordano di colpo. E questo è il magico in Morocco, per quello si chiama un paese magico. Sai cosa? Dipende, sei simpatico anche, perché qualche volta i clienti non sono simpatici, allora tu dici, no, te lascio per questo prezzo e basta. E sì, era una bellissima roba, capisci che rispetti, ti fa piacere che questa bella roba sarà a un cliente che le merita. Senti, però tu devi sapere che io sono interessato agli anelli. Anelli ci sono, gli anelli. Sì, allora, sì. Ma questi però, adesso fammi vedere, se io ne devo scegliere... Questo, questo è bellissimo. Questo è bello. Che cos'è? Questo? Qui c'è la terza occhio. È una pietra con tre colori della natura, importante questo. Della natura. C'è il bianco e c'è azzurro e c'è marrone. Il marrone è il simbolo della terra. È il blu, è il simbolo del cielo, è il bianco e l'acqua. Molto, eh? Questo è bello, è un quadro magico. Dalla stabilizzazione nella testa, nella vita, nel cuore. C'è un quadro magico. Ah, eccolo qua. E quanto costa questo? Questo costa 950 lire. Ed è argento vero, non è una lega di argento. È argento vero e tutto lavoro fatto a mano. 600? No, un po' di più. No. Quanto è il tuo prezzo? 900, facciamo 850. Facciamo 750. Facciamo 800. Va bene, 800. Qui a Marrakech il mercato è ancora evidentemente al centro della città. Come dicevamo, è la città stessa che è un mercato, il posto dove si scambiano le merci, le informazioni, dove si sta anche insieme. Invece nelle città moderne quello che sta più sovente accadendo nelle città contemporanee è che i posti di smercio, i posti di contrattazione, di mercanteggiamento sono fuori dalle città in genere, nelle periferie, in quelli che sono i centri commerciali, soprattutto a partire dagli Stati Uniti, ma ormai anche da noi. Le nostre città ancora conservano quell'aspetto tradizionale legato alla radice della città europea in senso stretto, ma si stanno modificando in questo senso. Più sono moderne, più questa caratteristica viene accentuata. E che succede in queste città ormai a sviluppo verticale per ciò che concerne il verde urbano, cioè i giardini, i parchi, che in città come Marrakech sono ancora all'interno del tessuto urbano? Registrare il modo in cui sperimentiamo e mappiamo mentalmente un paesaggio urbano a più livelli permette ai ricercatori di sviluppare progetti che meglio si adattano al via vai delle persone. Ma come fanno gli architetti a ricreare ambienti urbani interessanti in alto dove lo spazio è scarso? Come fanno a progettare un ambiente verticale che garantisca ai suoi abitanti la stessa libertà di movimento che c'è a terra? Ecco un modello di vita verticale per la Singapore del futuro. In questo progetto di edilizia residenziale pubblica, lo spazio abitativo è organizzato in una serie di villaggi sovrapposti, raggruppati attorno ad aree verdi chiamate Sky Gardens, cioè giardini del cielo. Si suddivide l'intero volume dell'edificio in torri, che sono a loro volta suddivise in zone più piccole. Una volta raggiunto un certo numero di livelli, viene creato uno sky garden che chi vive in quell'area può condividere. Volevamo testare la questione relativa alla creazione di spazi comuni ad alta quota. Ognuno contiene 80 case. Psicologicamente si ha la sensazione di poter conoscere i propri vicini quando si è un individuo tra 80 rispetto a quando si è uno tra 1000. Ed è questo il senso di comunità, di proprietà e di spazio che si può avere.
Si può guardare il proprio villaggio o il proprio Sky Garden e vedere i propri vicini, i propri figli giocare. Li si può chiamare per la cena, cose del genere. Collegando orizzontalmente i piani è stato creato maggiore spazio abitativo. Una strategia che nella città verticale del futuro potrebbe essere impiegata su scala più ampia. Diventando più verticali è fondamentale diventare anche più orizzontali. Nella città verticale, il piano terra di vecchia concezione moltiplica il proprio spazio, trasformandosi in diverse piattaforme orizzontali presenti ogni 20 piani, per fornire spazi pubblici e trasporti che normalmente si trovano a terra. Le metropolitane sotterranee, qui, sono sopraelevate. Si può immaginare, ad esempio, un'intera strada pubblica che collega diversi edifici per poter andare da un luogo all'altro e vi si potrebbe incorporare anche il trasporto pubblico. La versione attuale della metro può assumere altre forme di sistemi di spostamento delle persone da un luogo all'altro. Come stanno cambiando le città moderne oggi? Certamente in una maniera molto diversa da quella che si trova qui a Marrakech, dove la città è ancora un tessuto concreto fatto di diverse esperienze, tutte quante portate sulla strada, nelle piazze. C'è chi vende, c'è chi commercia, chi è artigiano qui e anche chi risiede qua. Le città del futuro invece, ma anche quelle moderne, già sono molto cambiate. Per esempio abbiamo una parte centrale funzionale in cui gli edifici hanno una loro funzionalità e per quello vengono costruiti e frequentati, e attorno le fasce dove ci sono i residenti, dunque fasce di persone che risiedono in zone che non hanno più una connotazione sicura, precisa. È come se noi ci stessimo spostando verso una città fatta di non luoghi. E perché noi sapiens abbiamo invece bisogno dei luoghi? Beh, perché noi siamo molto legati. In un futuro in cui noi dovessimo trasmettere noi stessi, non so, in qualche modo per via telefonica da un'altra parte del mondo, il luogo forse non ci servirebbe, ma fino a quel momento noi siamo legati al luogo. E allora però, visto che stiamo perdendo la capacità di orientarci, forse è bene vedere come si dovrebbe fare questo. Allora, intanto uno di posti come questo, dove è molto difficile usare un GPS, naturalmente sarebbe quasi impossibile farlo con il telefono, perderesti ogni tanto il campo e la linea e non potresti più andare avanti. Ci serve ancora la carta. Eccola qui. Ecco, con una carta noi possiamo cercare di vedere dove siamo, perché magari siamo entrati da qualche punto notevole. Questa è la tappa del centro di Marrakech, ma questo poco conta se non sappiamo esattamente dove siamo rispetto ai punti cardinali. Per questo è ancora utile una bussola, ma mica basta però, perché la bussola troverà, ecco, l'ago va a trovare la direzione del nord, che è questa qui, ma per avere una cognizione precisa dobbiamo allineare la carta con la linea nord-sud, dunque questo lato deve essere parallelo a questo nord-sud. Ecco, adesso siamo allineati. Noi siamo grosso modo qui, in questo angolo, questa è la fontana che si trova proprio poco distante, dunque se noi ci muoviamo in quella direzione stiamo andando grosso modo verso nord, che è in quella parte, casualmente siamo quasi allineati. Se volessimo andare di qua o di là sceglieremo altri punti cardinali, che è molto meglio che non dire destra o sinistra, perché evidentemente è una direzione univoca che chiunque può sentire. Infatti non a caso i navigatori dei telefoni anche dentro la città non ti danno destra e sinistra, muoviti verso nord-est oppure muoviti verso sud. E come fai a saperlo dov'è se non hai mai usato una bussola? Ora dobbiamo tornare però a vedere che cosa succede in quelle città moderne che stiamo descrivendo un po' come dei problemi più che come delle occasioni. Città appunto, come dicevamo, costellate dai non luoghi, città che dunque non ci permettono una vita sociale come quella che invece possiamo riconoscere anche qui nella confusione di Marrakech o delle altre città classiche dell'Africa del Nord oppure dell'Asia, o comunque posti in cui la gente vuole anche trovarsi in strada, dove le strade non sono soltanto posti per andare velocemente da una parte all'altra, sono anche luoghi per incontrarsi. Replicare il mondo orizzontale e connetterlo con una città verticale non è semplice. Per progettare un'esistenza a centinaia di metri da terra che sia più vivibile possibile, non basta creare e collegare gli spazi. Significa anche capire come gli esseri umani vivono e si muovono nel proprio spazio. Cosa vedi?
Vedo persone intorno a me. Ti piace la strada? Se non ci sono macchine, va bene. Per farlo nel modo più economico possibile, una squadra di esperti lavora con la realtà virtuale per aiutare gli architetti. La mobilità attiva si occupa di tutte le forme di movimento, come camminare e andare in bicicletta. Ciò che stiamo cercando di capire con la ricerca è come progettare le infrastrutture per andare in bicicletta in modo che la gente scelga di farlo. Preferisco questa parte, senza traffico, senza macchine. La realtà virtuale va oltre la semplice visualizzazione dei futuri possibili. Immerge i volontari in mondi virtuali, permette agli architetti di testare le proprie idee e scoprirne i difetti prima di realizzarle. È possibile percorrere in bicicletta una pista ciclabile riprogettata e in questo modo possiamo capire la reazione delle persone a questi nuovi percorsi. Man mano che le città evolvono e diventano più verticali, vogliamo incoraggiare le persone a frequentare un ambiente in cui fare attività fisica. È esattamente ciò che stiamo cercando di fare. La seconda strada era migliore. Vogliamo capire come far sì che rimanga un mezzo di trasporto appetibile e fruibile, che non vada in conflitto con tutti i nuovi sistemi di mobilità futuri. È proprio questo l'obiettivo del progetto. Entro il 2065, la città verticale potrebbe non essere più percepita come un radicale progetto visionario, ma diventare la normalità per migliaia di singaporiani e una soluzione alla crescita demografica di Singapore. Ma solo se i progettisti riusciranno a risolvere un pericoloso difetto. La loro città nel cielo ha un lato oscuro, che in realtà può fare più male che bene alla Singapore del futuro. Sulla strada per Ouarzazate, qui ancora nel Marocco, per riflettere su quello che è il concetto di città. Quando vediamo queste città, che si trovano un po' sparse, che occupano spazio, non salgono tanto in verticale, che hanno degli antenati ben precisi in quelle città di fango che qui risalgono grosso modo al XVII-XVIII secolo, qua se ne vede un'altra abbandonata. Ecco, quando abbiamo questo tipo di situazione, riflettiamo su quello che significa oggi vivere in una città rispetto al passato. Qui ci sono gli spazi chiusi, sono effettivamente quelli dei palazzi, delle case, ma non ci sono i condomini in senso stretto, non ci sono gli spazi chiusi residenziali che invece oggi caratterizzano per esempio le grandi città nordamericane, in cui sembra che le persone siano così indaffarate tutto il giorno in una città mobile, quella in cui si lavora e si produce, per poi rifugiarsi la sera in una città fortezza, in cui ci si richiude, ci si serra dentro e ci si riposa, ci si rilassa, si fa a meno di quel mondo del quale invece diciamo un gran bene e al quale pensiamo di appartenere. C'è un po' questa contraddizione, no? Effettivamente fra la città residenziale privata, quella che spesso è fuori dalla grande città, per esempio Manhattan rispetto alle piccole città del New Jersey, ma è anche un po' quello che succede da noi quando si sceglie il borgo invece che la città, pur lavorando nella città. Nella città poi la strutturazione del condominio è particolare, addirittura ha stimolato un genere a Roma e a Napoli, ma è molto diverso da quello che succede in altre città del mondo. In questo senso diceva qualcuno che i condomini sono riservati alle baruffe, dunque alla piccola litigiosità che per carità affiora tutti i giorni all'interno di questi agglomerati, mentre invece l'ambito cittadino più in generale è quello delle guerre civili, dunque qualche
misura dovremmo preferire il condominio a quello cittadino così estraniato e alienato come è diventato oggi rispetto ai modelli del passato. Torniamo ora invece a Singapore, la città-stato, quella che si sviluppa in verticale, quella che cerca di risolvere i problemi legati al cambiamento climatico. Lì fa molto caldo e farà ancora più caldo, un po' come fa caldo qui in Marocco quando è estate, dove invece, come abbiamo visto e vedremo, i problemi vengono risolti in un'altra maniera. Come fanno a Singapore? La stessa domanda di prima. Nell'anno 2065, centenario dell'indipendenza della città, lo skyline di Singapore potrebbe essere dominato da città verticali, con migliaia di persone a centinaia di metri da terra. Queste città verticali potrebbero risolvere il problema del sovrappopolamento, ma potrebbero contribuire ad aggravare un problema ancora più grave: il cambiamento climatico. Winston Chow studia le conseguenze dei cambiamenti climatici su Singapore e la zona circostante. Attualmente la temperatura massima che possiamo aspettarci a Singapore è di 35 gradi Celsius. È probabile che aumenti fino a 36-37 gradi. Quindi, se si dovesse stare all'aperto con queste temperature, si correrebbe un grosso rischio di stress da colpi di calore. La posizione di Singapore sull'equatore la rende già calda. Ma con l'urbanizzazione è diventata ancora più calda. Molti dei suoi grattacieli sono la copia di edifici occidentali. E mentre il classico grattacielo funziona bene nei climi più freddi, tipici di Stati Uniti ed Europa, non è adatto alle condizioni tropicali di Singapore. I grattacieli sono stati sviluppati per essere il più compatti possibile, il che ha senso in un clima temperato e in un ambiente in cui si vuole mantenere separata l'aria esterna da quella interna. L'aria condizionata, necessaria per raffreddare gli interni di grandi edifici chiusi, contribuisce a un pericoloso fenomeno chiamato isola urbana di calore. Il dottor Heiko Aitz ha trascorso a Singapore 10 anni e ha speso gli ultimi 4 a studiare come diminuire l'effetto isola urbana di calore. A Singapore è una questione davvero urgente. Siamo all'equatore, fa caldo, e a Singapore l'effetto dell'isola urbana di calore è del tutto negativo. In altre città può causare alcuni effetti positivi. Ad esempio, in inverno l'effetto dell'isola urbana di calore potrebbe rendere un luogo più caldo, meno freddo. Immaginiamo molti grattacieli vicini tra loro, ognuno con la propria aria condizionata che produce calore di scarto e fa salire l'aria calda verso l'alto. Pertanto, ad ogni piano, il condizionamento deve lavorare sempre più intensamente per raffreddare l'ambiente interno. Naturalmente, più fatica, più energia consuma. Si innesca un circolo vizioso. Se si utilizza molto l'aria condizionata, tutto il calore va fuori, contribuendo all'effetto isola di calore. Ma l'aria condizionata viene alimentata da combustibili fossili, quindi si innesca un ciclo indiretto in cui si utilizzano più combustibili fossili e si contribuisce all'aumento delle emissioni di gas serra, che intrappolano maggiore calore nell'atmosfera, causando i cambiamenti climatici. Ciò che possiamo fare è assicurarci di non far aumentare ulteriormente la temperatura della città o più di quanto non stiano già facendo i cambiamenti climatici. Guardasat è composta di una città nuova che però ha le sembianze di quella vecchia, stata ricostruita in quella maniera, anche se qui ci sono degli studios cinematografici in cui si sono replicati ambienti tipici di questa zona, e poi di una città vecchia che è quella veramente antica del XVIII secolo ed è la Casbah qui, nella quale poi si entra e nella quale si può vedere qual era l'organizzazione di questa costruzione, con circa 300 stanze, in questo caso tutte affastellate, a protezione
sia fisica che anche militare, di un avamposto importante sulle rotte carovaniere, quelle che portavano merci dappertutto attraverso il Sahara, tra l'Africa e l'Europa, dunque una via molto importante da questo punto di vista. Qui ha governato il clan dei Glaoui, ha governato tanto a lungo, è diventato tanto potente da esprimere anche il Pascià di Marrakesh all'inizio del XX secolo, dando poi qui luogo a vicende piuttosto controverse. La Kasbah è costruita con mattoni di paglia e fango essiccato e poi anche con pietre all'interno. L'abbiamo già accennato, a Marrakesh lo vedremo ancora, questa è la tipica modalità costruttiva qua nel Marocco del sud sostanzialmente. È anche il posto per fare una riflessione sulla funzionalità della città oggi rispetto al passato. Se prendiamo un modello del passato di città in piccolo, per esempio un monastero, vediamo che al suo interno erano le funzioni molto chiaramente esplicitate proprio a seconda delle stanze, della composizione del monastero stesso. C'era un luogo dove si curava, un luogo dove si mangiava, un luogo dove si dormiva e poi il senso di comunità era dato dalla mescolanza delle persone all'interno. Questa, come posso dire, architettura anche intellettuale e originaria è andata poi completamente perduta. Nelle città di oggi quello che vediamo è invece un susseguirsi e un giustapporsi di non luoghi, cioè posti che hanno acquisito una funzionalità o per ragioni rappresentative istituzionali, dunque qualcuno che li ha determinati come tale, oppure per altre ragioni commerciali di speculazione non determinate dunque da una pianificazione territoriale della città fatta come si deve. Questo pesa soprattutto in Italia, dove la pianificazione territoriale avrebbe dovuto tener conto per esempio del rischio naturale, del quale invece non si tiene affatto conto, come si vede ogni volta che arriva un evento naturale che diventa poi catastrofe proprio per l'assenza di questa pianificazione. La città di oggi rispetto alla città del passato, i luoghi che davano il connotato della città rispetto ai non luoghi che non connotano più niente, questa è un po' la storia che stiamo raccontando, anche il rapporto alla questione ambientale che oggi minaccia tutte quante le città da vicino e tutti quanti i sapiens. Vediamo come sono andate le cose in estrema sintesi. Ecco, proviamo a vedere un po' come nei disegni dei bambini in questo caso lo sviluppo di queste città nel tempo. Ora, per quello che possiamo ricostruire, le città molto antiche, per esempio quelle degli egiziani, ma la derivazione è la stessa di quelle della Mezzaluna Fertile, di quelle dell'Anatolia, era grosso modo organizzata in maniera molto semplice e schematica. Tutta una serie di abitazioni che poi venivano delimitate da doppi muri. Nel caso di Çatalhöyük addirittura non c'erano finestre proprio e quindi si entrava dai tetti. L'organizzazione della città era molto primitiva. Le mura delle une abitazioni addossate alle altre. Questo grosso modo era. Quando arriva Roma le cose cambiano. Mettiamo che ci sia anche un corso d'acqua che naturalmente governa lo sviluppo della città, in questo caso il Tevere con le sue anse. Ecco, in questo caso la città che si sviluppa in questo settore può, e anzi ha quasi sempre, un andamento molto regolare, come una griglia, di strade che si intersecano, cardi e decumani, è un po' quello che è il castrum romano, cioè l'accampamento iniziale, spesso lo sviluppo è di questo tipo. Quando arriviamo invece alle città più moderne, non so, possiamo prendere una parte di Napoli, questo è il Golfo per intenderci, assistiamo alla diciamo organizzazione attorno a un asse principale che può essere anche di sbancamento, cioè di intervento successivo. Per esempio a Napoli è molto importante l'asse costituito dalla parte alta della città, diciamo da verso il Vomero, da piazza della Piglia Secca fino al Duomo, che è un asse molto stretto, di grande vitalità come città, che oggi chiamiamo Spacca Napoli e che tiene insieme la piazza del Gesù Nuovo, la piazzetta del Nilo, parallelo all'asse dei Tribunali che si trova un pochino più a monte e che costituisce l'eredità della città romana nella Napoli di oggi. Poi naturalmente sono arrivati anche altri interventi. Più recentemente
il rettifilo che porta fino alla stazione e che sventra la città, non è l'elemento generatore e moltiplicatore come al tempo dei Romani. Dunque cambiano anche le funzionalità di questi elementi, anche se in pianta hanno poi lo stesso sviluppo. Ma in Italia, dopo i Romani, che ereditavano in parte dai Greci, noi siamo stati in grado di costruire città ideali. Questo è avvenuto nel Rinascimento e l'abbiamo insegnato a tutto il mondo. Il prototipo della città ideale, progettata nel Rinascimento. Urbino. Una città colta, felice, che asseconda le forme del territorio su cui sorge. È qui che prende vita una delle più belle e ingegnose opere del Rinascimento. Il Palazzo Ducale. Come lo definisce Baldassarre Castiglione ne Il Cortegiano, una città in forma di palazzo. Il progetto più ambizioso di un mecenate illuminato, il duca Federico da Montefeltro, che nella seconda metà del 1400, con la costruzione di questo palazzo, impianta il centro della corte, ma soprattutto realizza una straordinaria macchina urbana in cui convergono politica, arte e cultura. È il simbolo dell'ascesa politica di Urbino e della creazione di una delle corti più raffinate e attive d'Europa. Un incanto che il duca deve all'unione con Battista Sforza, giovane contessa dalle spiccate doti culturali e di governo, vera anima del cenacolo di artisti e pensatori. È lei che, con grande autonomia e destrezza, tiene le redini della corte durante le numerose e lunghe assenze del marito. Il dialogo con la natura è sempre aperto, perché la forma articolata del palazzo offre scorci che cambiano continuamente, come quello che si gode dal giardino d'inverno, uno straordinario giardino pensile posto fra i torricini e l'ala della duchessa. È un rapporto che viene ricercato persino negli interni del suo studiolo. Capolavoro unico al mondo di intarsio e inganni prospettici, presenta nella parete centrale una simulazione di una finestra che dà su una loggia che si affaccia su un giardino. Ben presto, attorno al palazzo, si raccolgono i grandi uomini del periodo. Laurana, Raffaello, Bramante, il matematico Luca Pacioli e Piero della Francesca, con la sua misteriosa Flagellazione di Cristo, capolavoro prospettico dell'arte. Non è forse un caso che il dipinto più famoso della città ideale viene creato proprio qui, a Urbino, alla corte del duca da Montefeltro. Il dipinto è il trionfo degli ideali di perfezione e armonia del Rinascimento italiano. La casba di Taurirta aveva diverse entrate, diversi portoni, ora non si conservano tutti, ma questi venivano chiusi a chiave di notte e aperti di giorno. Venivano aperti la sera quando arrivavano il mercoledì le carovane dal deserto o da altre zone che portavano merci all'interno. Si insediavano, dormivano lì e la mattina dopo facevano mercato. Un tempo il mercato era appunto dentro la casba. Oggi è spostato al di fuori e tutto questo avviene anche al di fuori della città nuova. Quello che si può vedere da qui è che la struttura della città tipica, ormai l'abbiamo conosciuta qui in Marocco, fatta di questi materiali che sono inerti rispetto al calore, una specie di cappotto ante litteram, mantenevano una certa passività dell'edificio, potremmo dire con termini moderni oggi, cioè non risentiva troppo degli sbalzi di temperatura e del gran calore che c'è qui durante l'estate. Questo è il problema fondamentale delle città dei giorni moderni: come assorbire l'eccesso di calore che pure c'è e che si registra, come sappiamo, nell'effetto isola urbana calda.
Ora, nelle città quello che si può fare ha diverse declinazioni. La prima è quella di coibentare le costruzioni, cioè fare in modo che siano passive, come si diceva, che non abbiano bisogno di un contributo per essere riscaldate o raffrescate, che facciano tutto le mura, le strutture, oppure quello che si mette sopra le mura, le strutture, il cosiddetto cappotto termico, quella è una strada. Un'altra strada è quella di aumentare la superficie riflettente chiara delle piccole città o delle grandi città, cioè più sono bianche, insomma, e meno fa caldo, quindi evitare i tetti bituminosi, scuri, per esempio, questa è un'altra via. Un'altra via molto importante, ci siamo tornati, ci torneremo, è quella del verde urbano. Se aumenti il verde urbano, aumenti anche l'umidità e aumenti la possibilità che la città possa essere resiliente rispetto al riscaldamento incipiente, che diventa sempre più importante. Ecco, questi tre accorgimenti sono fra i primi che vengono in mente. Naturalmente poi si dovrebbe intervenire anche su come si riscaldano o si raffrescano le città, perché siamo arrivati al paradosso che d'inverno ormai si consuma elettricità tanta quanta d'estate e d'estate quanto l'inverno, vuol dire che spendiamo parecchia energia per riscaldare e per raffrescare, un controsenso quando invece potremmo evitare proprio di usarla quell'energia e dunque emettere di meno. A Singapore si presta particolare attenzione alla progettazione del verde pubblico, perché questa è una delle strade. Quando la città è sviluppata in verticale è piuttosto complicato però metterlo in pratica, gli spazi sul piano orizzontale sono limitati e sul piano verticale abbiamo solo pochi esempi di boschi verticali. A Singapore si cercano altre strade. Persino i sostenitori più appassionati delle città verticali riconoscono che questi imponenti edifici dotati di aria condizionata con migliaia di persone all'interno renderebbero l'isola urbana di calore di Singapore ancora più calda. E se questi edifici contribuissero invece a far diminuire la temperatura di Singapore invece di farla aumentare? A quanto pare ci si può riuscire in un modo molto semplice. I ricercatori hanno verificato che la temperatura urbana in prossimità di alberi e vegetazione è di 2-3 gradi inferiore rispetto alla temperatura delle aree che ne sono prive. La vegetazione assorbe il calore e ombreggia. E al tempo stesso rimuove il monossido di carbonio che contribuisce al cambiamento climatico. Questo edificio contiene 15.000 metri quadrati di verde, il doppio di tutto il terreno, circa la stessa dimensione del parco urbano adiacente. Abbiamo incluso circa 50 specie di piante nei giardini e nelle zone verdi. Inserendo del verde all'interno dell'edificio, abbiamo ottenuto molti risultati. Da un lato aiuta a combattere l'effetto isola urbana di calore, dall'altro contribuisce a ombreggiare in parte l'edificio stesso. Aiuta inoltre a risolvere questioni non tecniche di tipo completamente diverso. Le piante fanno bene alla mente. Quando gli esseri umani sono circondati dalla natura, si innesca il cosiddetto effetto biofilia, ovvero l'amore per tutto ciò che di naturale ci circonda e il bisogno interiore di essere circondati dalla natura stessa. Come in un ecosistema naturale, le piante non consumano energia. Quindi tutti questi sky garden in realtà sono autosufficienti e necessitano di risorse minime. Penso che ne faremo crescere ancora un po', senza però ricoprire l'intero edificio. Un'idea che si sta diffondendo a macchia d'olio. In futuro la natura non dovrà essere solo un aspetto accessorio, ma guiderà lo sviluppo dei progetti. Una nuova forma di architettura intelligente e sensibile al clima.
La geografia delle aree urbane è molto particolare e naturalmente ha bisogno anche di nuovi apporti, soprattutto per quello che riguarda le carte cosiddette tematiche, cioè che tengono conto anche di fenomeni fisici, però all'interno delle aree urbane. Mettiamo che questa sia la nostra città. Eccola qui. Una pianta che rappresenta la città. Questa città può avere diversi nuclei di abitazioni, diverse strade, eccetera, magari c'è un fiume che la attraversa. Insomma, questo però adesso ci interessa molto meno. Quello che ci interessa riguardo a questa città è come possiamo costruire una mappa che tenga presenti gli elementi più importanti. Il primo elemento di cui bisogna tenere presente, di cui bisogna tenere conto, è la temperatura, perché la temperatura urbana, abbiamo detto, abbiamo visto più volte, cambia a seconda delle condizioni. Quando c'è più asfalto e più cemento la città è più calda, quando ci sono invece più coperture verdi diventa anche più fresca. C'è un altro elemento che però bisogna tenere in considerazione ed è la direzione del vento, in generale il vento, mettiamolo qua sotto, ecco, perché un conto è se ci sono venti costanti in una certa direzione, allora possiamo prendere certi accorgimenti, un conto se ce ne sono in un'altra direzione. Infine però attualmente si cerca anche di tenere conto di un altro fattore, e che non riguarda, diciamo, il clima, ma riguarda l'inquinamento dell'aria. Questo fattore, che chiamiamo I, può essere diciamo condizionato normalmente dal vento, ma può trovarsi più importante in certe zone per la presenza magari di insediamenti industriali, di inceneritori o di quant'altro, e invece meno importante in altre. Ecco, quando mettiamo insieme tutti questi elementi riusciamo ad avere sostanzialmente una cognizione più completa di quello che avviene in città per ciò che concerne il clima. A Singapore attualmente stanno studiando delle applicazioni avveniristiche per tenere in considerazione tutti questi elementi insieme. Singapore sta affrontando una crisi molto seria, dovuta alla crescita urbana incalzante e al cambiamento climatico che non offre scampo. La sostenibilità intelligente è la chiave per progettare e costruire una città verticale di successo. E non solo nella gestione del consumo delle risorse. La città verticale deve essere intelligente. Entro il 2065 l'intera Singapore potrebbe essere gestita da una super applicazione integrata. Una piattaforma virtuale per orientarsi nella complessa città verticale. Rendiamo virtuale tutto ciò che riguarda Singapore, tutti i dati relativi alla nostra esistenza, al nostro modo di vivere. La Singapore virtuale è un programma ambizioso. Non abbiamo mai fatto nulla di simile, né noi né nessun altro. Si tratta di qualcosa di pionieristico. Le applicazioni virtuali creano una mappa tridimensionale della città. Raccolgono tutti i dati sparsi tra le diverse agenzie governative in una singola piattaforma. Dati riguardanti le infrastrutture cittadine, gli edifici, le strade e i servizi. Le applicazioni virtuali aiutano gli urbanisti e i residenti a prepararsi per il futuro, combinando mappe 3D con i dati in tempo reale per effettuare simulazioni che permettano di prevedere problemi come la congestione del traffico e le scorte d'acqua. Gli urbanisti saranno in grado di progettare strategie a lungo termine per la città e di gestire questioni più semplici e concrete, come nuove piste ciclabili e illuminazione stradale. Avendo anche accesso a dati relativi alla densità della popolazione di un determinato distretto, al numero di pannelli solari sugli edifici e al consumo di energia, i residenti possono utilizzare questo strumento per trovare il miglior percorso di evacuazione in caso di emergenza. I genitori possono cercare per i propri figli il percorso più sicuro per raggiungere la scuola e i progettisti possono aggiungere servizi migliori lungo il percorso prescelto. Le applicazioni virtuali possono rappresentare uno strumento potente nella pianificazione urbana e contribuire a rendere Singapore una vera città intelligente.
Ora qui siamo arrivati a Ait Benhadou, che è una città fortificata lungo questo fiume. Un fiume particolare, è una storia che poi cerchiamo di accennare. Adesso vediamo intanto dove ci collochiamo esattamente. Ecco qua. Questa è una cartina del Marocco, una cartina fisica. Questa qua è la catena dell'Atlante, all'interno della quale noi ci troviamo. Grosso modo fa così. Qui c'è l'altra parte dell'Atlante, ma insomma, grosso modo per quello che ci interessa, è un grande contrafforte montuoso che segna tutta quanta questa zona del Marocco. Noi ci siamo mossi da Marrakech, che è questa città che si trova qui, e siamo andati in mezzo all'Atlante, poi siamo arrivati più giù, siamo risaliti, ecco, ci troviamo grosso modo da queste parti. Ora entreremo dentro Ait Benhadou perché vogliamo esplorarla, capire com'è fatta, come le città di un tempo potevano resistere agli elementi naturali. Il fiume che scorre qui, Ouad El Melha, significa il fiume salato, non è utilizzabile dalla città per bere, per coltivare i campi, per irrigare. Dunque effettivamente è il caso in cui hai una sorgente, hai una risorsa, ma non la puoi usare. Vedremo che la città riesce a conservare bene l'acqua, arriva in realtà da 5 km l'acqua a questa cittadina. Quello che conta però è qual è il rapporto delle città moderne rispetto all'acqua e, se torniamo indietro nel tempo, a confronto con quelle antiche. Come possiamo calcolare l'impatto delle città dal punto di vista idrico? Proviamoci. Perché quello che si è visto è che nelle aree moderne, nelle città moderne, possiamo considerare le città stesse come dei punti che succhiano acqua, delle voragini che inghiottono acqua. La maggior parte del problema dipende dall'evaporazione, se si parla di città il cui approvvigionamento dipende dalle acque superficiali. Poi ci sono anche altre città, molte italiane, il cui approvvigionamento idrico dipende dalle acque sotterranee e lì sono altri problemi. Se pompi troppa acqua dal sottosuolo, poi anche l'acqua che va in città ne sarà impoverita. Ma diciamo che noi possiamo rappresentare una superficie di questo tipo come un bacino idrologico o idrografico, addirittura idrogeologico, cioè una zona in cui le acque possono essere raccolte. Al centro, per esempio, c'è la città, la nostra città. Quali sono i termini del bilanciamento? Beh, come dicevamo, il problema principale è quello dell'evaporazione, perché in tutto questo bacino l'acqua evapora. È il problema più grosso che si ha attualmente per l'acqua di superficie. Bisogna tenere conto che l'acqua anche arriva, e arriva attraverso dei flussi che possono essere sotterranei o superficiali verso questa zona. E infine, naturalmente, ci sono anche le acque di pioggia, perché anche quell'acqua in qualche modo arriva. E queste sono le piogge. Quindi questo significa che quando facciamo un bilancio di una regione come questa, dove c'è una città che si comporta come una spugna che succhia le acque, dobbiamo tenere presente tutti questi fattori. Come si può rispondere da un punto di vista delle città moderne a un approvvigionamento idrico che sarà sempre più deficitario, perché succhiamo sempre più acqua, siamo sempre di più, ne abbiamo sempre più bisogno, anche per quell'uso nascosto che spesso costa di più che non l'uso potabile? Beh, una risposta molto interessante, forse la più importante di tutte, è quella del riciclaggio, perché se noi rimettiamo in circolo l'acqua attraverso un'operazione di riciclaggio, beh, allora in questo caso noi riusciamo a riutilizzare le acque che altrimenti andrebbero perdute. Pensiamo a una città, immaginiamo che soltanto per scaricare l'acqua negli sciacquoni noi usiamo le acque di sorgente, ma com'è possibile? Lì potremmo benissimo usare un'acqua riciclata. Immaginiamo poi che tutta la superficie cittadina è impermeabile, è fatta di asfalto e cemento, l'acqua quindi non si infiltra più naturalmente nel sottosuolo e andrà a impoverire le falde che si trovano al di sotto di questa stessa regione. Dunque molteplici sono i problemi e le soluzioni per affrontarli non sono soltanto tecnologiche, come si potrà vedere anche analizzando gli esempi del passato. Ora, prima di entrare nell'esplorazione di Ait Benhadou, andiamo a vedere che cosa succede in quelle città che hanno un grande sviluppo verticale, perché là i problemi cominciano a essere diversi. La città si sviluppa tantissimo, l'area a disposizione è sempre quella, le persone sono sempre di più. Come si fa? Nel 2065 Singapore potrebbe non avere più terreno su cui costruire. L'unica possibilità di espansione sarà spingersi verso il mare.
e alcuni pensano che succederà questo in futuro. Ma come fa la popolazione urbana a vivere sull'acqua? Abbiamo cercato di creare una comunità autosufficiente che galleggia sull'acqua, in grado di generare la propria energia. La soluzione consiste in una serie di capsule autosufficienti connesse tra loro per uso residenziale, lavorativo, alberghiero, ristorativo, commerciale e via di seguito, incastrate tra loro come un Lego gigante, completamente autosufficienti e in grado di galleggiare in modo dinamico sulla superficie dell'acqua. Non si tratta di semplici spazi abitativi, ma della possibilità di creare comunità totalmente sostenibili. La capacità di creare spazi unici in cui vivere, lavorare e svagarsi è fondamentale in termini di sostenibilità urbana. Sviluppare strutture con usi promiscui dove vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero permette agli abitanti di andare al lavoro a piedi o in bicicletta. In pratica, un modo per vivere, respirare e relazionarsi con la città nel suo massimo splendore. I prossimi abitanti di Singapore popoleranno solo le coste o anche il mare aperto? Se pensiamo alla superficie, il nostro pianeta è coperto per il 70% da oceani. Perciò, fra non molto, le nostre città si estenderanno anche lì. Immaginate di essere sulla terraferma. In realtà anch'essa galleggia su enormi placche sotterranee. Se ci pensiamo bene, non c'è niente di fermo. È tutto in movimento. Ma il mare, immaginate se coprissimo il mare con una lastra enorme di terra artificiale in cemento o acciaio. Parlo di una superficie di decine di chilometri, molto vasta. Sembrerebbe di essere sulla normale terraferma. Infatti, standoci sopra, non vi accorgereste di essere sull'acqua. Il professore immagina che nel 2065 enormi piattaforme galleggianti potranno essere ancorate alle coste di Singapore e fornire spazi abitativi a una nazione che ne ha sempre di meno. Certo, ricoprire una superficie così vasta di cemento e acciaio è una soluzione che forse crea più problemi di quanti ne risolva. Appena scavalcato il fiume, guardato un tempo si sarebbe detto, c'è subito l'Oxar di Eight Benadou. Questo è una specie di patrimonio abitato collettivo in cui ci si rifugiava per difendere, lungo la via di comunicazione, effettivamente tutto quanto l'abitato. Ora si intende che qui c'era anche una cinta muraria che adesso non si vede più, che non c'è più. Poi ci sono stati interventi in tempi più recenti, ma qui si parla di qualche cosa che nasce indietro nel tempo, dall'XI-XII secolo, anche se quello che vediamo qua è piuttosto del XVII secolo. Poi entriamo dentro a vedere bene come sono fatte le cose qua. Si intende che oltre all'Oxar, cioè le abitazioni collettive a difesa, c'è anche la casba, che è quella, la parte con le torri angolari merlate, che era ancora un supporto di difesa, tutto interamente costruito in fango. Ma noi avevamo cominciato un discorso a proposito della possibilità che nelle grandi città di oggi si riesca a vivere con le risorse che il territorio fornisce, e abbiamo visto che qui, quando si parla di città antiche, erano queste in equilibrio col territorio. C'era l'acqua del fiume e tutta la parte bassa, come ancora oggi, era adibita a coltivazione, irrigata, e serviva per far campare la gente all'interno, anche se qui in Marocco, per la verità, piuttosto era la pastorizia ad essere la fonte di sopravvivenza prima, ma insomma c'era di che vivere per la città che era in equilibrio con il proprio territorio. Oggi come si fa a risolvere questo problema, come abbiamo visto a Singapore, quando l'approvvigionamento delle derrate alimentari e semplicemente la sopravvivenza e il benessere della città dipendono da altro, non dalla città stessa, che evidentemente non può fornirle? Beh, si prova con l'agricoltura in
luogo protetto, come si chiama. È un po' l'eredità di quello che una volta era il verde urbano. Il verde urbano è molto importante nelle città perché, per esempio, mitiga il cambiamento climatico. Immaginiamo un palazzo che sia ricoperto dell'edera. Quest'edera fa da schermo durante l'estate e rende più fresco l'interno, poi le foglie cadono nell'inverno e il sole può penetrare più facilmente, poi abbatte le polveri sottili degli inquinanti, permette una certa biodiversità, ha dunque una funzione molto importante, ma una volta era spontaneo e oggi nelle città, dopo un periodo in cui è stato ridotto, tende a essere riportato in auge. Oggi si parla invece piuttosto di vertical farming. Che cosa significa? Un'agricoltura in ambiente protetto a sviluppo soprattutto verticale, cioè su diversi piani. È qui che dobbiamo cercare di ottenere i nostri prodotti. Quali sono i vantaggi di questo tipo di uso dell'agricoltura in chiave moderna? Beh, il primo è che lo puoi fare sostanzialmente senza rovinare suolo, anzi senza usarlo per niente il suolo quasi, e questo è molto importante. Per esempio, un ettaro di prodotti in vertical farming corrisponde a 5 o 6 ettari di agricoltura estensiva tradizionale, dunque c'è un risparmio. Anche l'acqua viene risparmiata sostanzialmente al 90%, un litro e mezzo di acqua basta laddove ce ne vorrebbero 100 in termini di agricoltura estensiva normale. Sono due punti importanti. Poi c'è anche la possibilità di usare meno fitofarmaci, meno pesticidi, meno chimica fondamentalmente, ma naturalmente tutto questo ha senso soltanto in certi luoghi, per esempio nelle grandi aree urbane a sviluppo verticale, per esempio dove non si possono ottenere prodotti a chilometri zero, per esempio dove la difficoltà di approvvigionamento delle derrate alimentari giustifica quello che è uno degli svantaggi, cioè il grande costo energetico e dunque di conseguenza anche le emissioni climalteranti eventualmente relazionate se non si usano energie rinnovabili. In particolare per l'illuminazione serve parecchia energia, anche se è vero che se ne risparmia tutta quella che servirebbe per il trasporto, eccetera. Dunque è una questione bilanciata, molto probabilmente è solo in certi luoghi che questo tipo di agricoltura controllata può essere conveniente. E ritorniamo adesso dunque proprio a Singapore per vedere come si fa in una città di milioni di abitanti a procacciare il cibo quando la città si è tutta arroccata in uno sviluppo verticale che certamente non permette l'agricoltura tradizionale. Architetti e urbanisti sognano città nel cielo e periferie sull'acqua. Idee ambiziose, ma necessarie per rispondere ai bisogni abitativi di una popolazione urbana in continuo aumento. Ma c'è un'altra minaccia incombente che sfugge al controllo di Singapore. La futura mancanza di cibo a livello mondiale. Il cambiamento climatico farà aumentare la siccità e le tempeste che distruggeranno i raccolti, mentre la popolazione mondiale continua a crescere. Singapore importa il 90% di prodotti agroalimentari. Con la carenza alimentare a livello mondiale, a Singapore anche la fornitura di cibo sarà minacciata. Singapore deve diventare più autosufficiente. Ma i singaporiani, in quest'isola così urbanizzata, dove possono coltivare il proprio cibo? Alcuni immaginano di spostare le coltivazioni sul mare. Il futuro è nelle fattorie verticali? L'agricoltura verticale è il futuro, perché con l'urbanizzazione il prezzo delle terre aumenterà. Quindi perché utilizzarle per coltivare? Realizziamo fattorie galleggianti. Fattorie galleggianti verticali. L'agricoltura verticale si basa sugli stessi metodi di coltivazione tradizionali, ma ruotati di 90 gradi. Anche la distribuzione della luce che fa crescere le piante può essere riprodotta seminando su supporti rotanti. Questo dimostra che possiamo garantire un buon livello di crescita perché le piante si sviluppano verso l'alto in maniera più efficiente e consumando meno terreno. Nell'agricoltura tradizionale occorrono dai 300 ai 400 litri d'acqua per far crescere un chilo di tuberi. In questo caso invece la crescita dello stesso chilo di tuberi necessita solo di 12 litri d'acqua, un dato incredibilmente significativo. Ho
Ora sono all'ingresso dello Ksar di Eit Benhadou, tra poco entro. Da notare che tra le mura che si trovavano lì lungo il fiume, adesso non ci sono più, sono state abbattute, e la parte fortificata, le abitazioni collettive fortificate, c'è la zona, diciamo, della coltivazione, dunque che rendeva autosufficiente in pratica la cittadina, e anche la zona dei rifiuti. Oggi vediamo la plastica, un tempo non ci sarebbe stato nemmeno un rifiuto non riciclato, perché qui anche le palme, come si vede là sotto, i tronchi di palma vengono usati come combustibile dopo essere stati utilizzati per tirare sulla città. Qui nella parte esterna il bastione è rinforzato con elementi lapidei, come si dice, cioè con blocchi di roccia, ma dentro, qua sotto, adesso entriamo, si vede come le travi di legno hanno un'incannucciata superiore sopra ancora il fango per poter esplicitare una funzione di isolamento climatico. Si entra dal portone. Questo è l'interno, c'è uno spazio collettivo che è la piazza, c'era anche la moschea, cioè i luoghi pubblici, e poi ci sono naturalmente le abitazioni private, in questo caso tutte di difesa. Da là poi si sale dove c'è quel portone di legno. Qui è interessante notare che ci sono questi rinforzi e i bastioni con gli elementi di pietra, perché servono a renderli naturalmente più resistenti, ma tutto il resto è fatto di fango impastato con la paglia e con qualche elemento di ciottolo, ma non tanto, diciamo, non così diffusi. Lì poi c'è una catasta di mattoni, che erano questi che venivano messi al sole dopo essere stati impastati nel fango e insieme con la paglia. Tutta questa struttura sopra termina con questi tetti a incannucciata che sono ancora protetti dal fango con le pietre. Incredibilmente reggeva anche alle piogge, anche se non su un tempo lunghissimo, infatti piano piano poi questi posti sono stati abbandonati, ma dal punto di vista climatico reggevano benissimo, erano come isolanti. Qui si usava anche per forare ogni tanto, dove adesso ci sono gli uccelli, per fare in modo che, diciamo, l'isolamento termico funzionasse meglio. Poi c'erano le gronde fatte spesso in legno per portare fuori l'acqua, che se ristagnava poteva essere un problema davvero complicato, e ancora i portoni, gli animali, lo stesso qui dentro, insomma la vita che si rinchiudeva qui per proteggersi e per stare in qualche maniera isolata rispetto alle eventuali predazioni di chi si trovava di passaggio. Questa cittadina si trova lungo, diciamo, la strada che poi porta a Marrakesh, delle transcarovaniere che arrivavano poi dal sud del Marocco, dall'antico Sudan un tempo. Queste città, poi oggi abbandonate, diciamo, sono diventate un'attrazione per i turisti, avevano però una caratteristica importante: reggevano bene al clima del posto. Fino a che il clima non cambiava, anche il fango poteva resistere. Ma oggi come siamo messi? All'interno della Kasbah qui, del Ksar, anzi meglio, di Eit Benhadou, il rito del tè è sempre collettivo, per cui c'è sempre qualcuno che lo offre e noi lo prendiamo sempre, poi si mangia, ma in realtà noi siamo qui per considerare qual è l'impatto del clima sulle città. È un impatto molto forte, soprattutto oggi in termini di cambiamento climatico, e in particolare quello che è importante sono le temperature molto alte che danno luogo alle ondate di calore che provocano diverse migliaia di morti in tutta quanta Europa, in Italia in particolare, e anche le precipitazioni a carattere violento che possono causare alluvioni e altri disastri in città. Tant'è che si sta sviluppando una scienza particolare della meteorologia, della climatologia all'interno delle città, in quello che potremmo chiamare oggi urbanocene, addirittura una specifica dell'antropocene, che è già il periodo in cui viviamo. Se lo vedessimo a grande scala, quello che possiamo vedere è che su un territorio qualsiasi, dove c'è una città e dove c'è invece una campagna, questa è la campagna per esempio, questa invece è la città, succede che quando si muovono le masse d'aria, queste non si muovono alla stessa maniera in città o in campagna. Quello che si chiama lo strato limite planetario all'interno dell'atmosfera viene modificato, quindi sarebbe planetary boundary layer, viene modificato quando si arriva nei pressi della città, in questa maniera qui. Questo strato avrà una conformazione di questo tipo, perché la città lo modifica per via del rilievo che ha. Possiamo stringere questa analisi per vedere che succede a livello più in scala. Mettiamoci qui.
possiamo rappresentare, che ne so, qualche casa, qualche palazzo e magari anche qualche pianta. Succede che questo strato, che non è più lo strato limite planetario, ma è lo strato limite urbano, urban boundary layer, viene modificato a sua volta, sempre con l'aria che viene da questa parte, viene modificato a sua volta dalle condizioni specifiche, tanto da creare dei canyon di aria trasversali all'interno delle città. E se noi riuscissimo a ingrandirlo ancora, qua ne facciamo magari soltanto un pezzettino, ecco qui un palazzo, qui una pianta, quello che succede è che questo strato viene ancora modificato e comincia ad avere un atteggiamento e un andamento a vortice, tanto che si chiama Urban Canopy Layer e riguarda proprio lo specifico del microclima. Ecco come viene modificata la circolazione dell'aria all'interno delle città. Di questo bisogna tenere conto quando si fanno gli studi sul cambiamento climatico. Ricordiamo che all'interno di una città c'è sempre l'effetto isola urbana calda, per cui le temperature sono comunque più calde da 3 a 5 gradi all'interno dell'area urbana. Di tutto questo bisogna tener conto quando si parla di un futuro in cui la maggior parte delle persone vivrà in queste condizioni e dovrà fare i conti con questa circolazione atmosferica e con i fenomeni che sono conseguenti. Esiste oggi un progetto internazionale che comprende almeno 100 grandi città resilienti, c'è anche Roma, che tengono conto appunto di queste modificazioni a livello specifico della città per resistere al cambiamento climatico in atto. Cosa rende resiliente una città? La capacità di rigenerarsi e trasformarsi in funzione del futuro. Il progetto delle città resilienti prevede tre regole fondamentali. Aumentare le aree verdi, dai parchi alle superfici verticali dei palazzi, ridurre il consumo delle risorse naturali, riprogettare gli spazi urbani in modo da renderli più belli. Un esempio interessante arriva dal Texas. El Paso è una città nel deserto che per circa il 50% del proprio fabbisogno idrico si affida al Rio Grande. El Paso si trova sopra una falda sotterranea di acqua salata. Per questo ha costruito il più grande impianto di desalinizzazione al mondo nell'entroterra. Ogni giorno rende potabile fino a 105 milioni di litri di acqua salata sotterranea. E la città ha fatto anche di più. Qui si ricicla persino l'acqua fognaria, con un sistema che, in futuro, potrebbe diffondersi sempre di più. Risalendo dalla Casbah si va verso la parte della città, la cittadella fortificata, che è anche mantenuta meglio. Qui c'è una commissione speciale che governa sul fatto che non vengano apportati dei cambiamenti strutturali. È vero che qui la gente non vive più, se non per i turisti nei dintorni, ma è vero anche che sarebbe giusto conservare la memoria di questi posti esattamente come erano stati congegnati all'inizio. Questo è un po' il problema che si ha quando si osservano queste città, sembrano primitive. In realtà rispondevano a una logica importante dal punto di vista ambientale, per esempio la resistenza al calore in questo caso. Per questo si usava il fango mescolato con la paglia, qui in questo caso ribattuto dai mattoni sotto, perché fango e paglia, anche con intarsi di legno, sono particolarmente insensibili al cambiamento di calore, dunque è come se resistessero molto meglio a caldo, ed è quello che fanno, oltretutto traspirano, e quindi ogni tentativo di intervenire su queste strutture, magari per mantenerle ancora in vita, con elementi molto artificiali come il cemento armato addirittura, che pure è stato tentato da qualche parte, andrebbe scoraggiato. Oltretutto il cemento non mantiene affatto queste caratteristiche. Le città sono più calde in generale di 4-5 gradi rispetto alle campagne, perché il cemento e l'asfalto riscaldano tantissimo, oltre a essere naturalmente poco permeabili. Ecco qui dove stanno rifacendo i muri, ecco, soprattutto lì si vede abbastanza bene la struttura stessa di questo intonaco fatto di fango e paglia,
che poi in questo caso è stato messo sopra dei pezzi di pietra non particolarmente squadrati. Lo vediamo continuare ancora qui, probabilmente qui stanno cercando di fare dei lavori per rimetterlo a posto così come era. Il problema dell'energia nelle città e della passività rispetto al cambiamento climatico, la resilienza come si dice oggi, deve essere affrontato per forza. Come facevano energia qua? Beh, ce n'era bisogno di molta meno ed era soprattutto energia animale. Non sfruttavano l'energia dell'acqua, anche se l'acqua la raccoglievano. Qui vediamo quelle gronde di legno che servono a fare in modo che i tetti non soffrano, essendo fatti di fango, del ristagno di umidità. Attenzione però, le case fatte con paglia e fango, se non rinforzate adeguatamente e se non manutenute, possono essere causa di catastrofi in caso di piogge improvvise e torrenziali. Oggi dobbiamo slegarci dai combustibili fossili, questo ormai è chiaro, quindi si dovrebbe fare essenzialmente con le energie rinnovabili. Si può fare questo? Beh, certamente si può fare, purché si seguano certe regole che ci vengono in mente proprio qui quando c'è un patrimonio archeologico e comunque un patrimonio culturale da mantenere. Non avrebbe senso mettere le pale eoliche sul Colle dell'Infinito di Leopardi. Ci sono dei luoghi in cui possiamo mettere i dispositivi per energie rinnovabili ed è giusto metterlo. Ci sono tantissime aree dismesse, anche nelle città, aree degradate, aree industriali dove possiamo anche esagerare con questi dispositivi e ci sono invece aree in cui questo non bisogna farlo. Per esempio sottrarre terreno all'agricoltura con l'imposizione di pannelli fotovoltaici è sbagliato, infatti la legge ormai non lo prevede più, non si può più fare questo, così come sarebbe sbagliato utilizzare dispositivi eolici dove c'è poco vento oppure dove c'è appunto un interesse paesaggistico importante. Ma la cosa principale, lo vediamo bene nella costruzione di queste case, è che le case siano passive. Questo che noi vediamo qui fatto col fango e la paglia era in realtà quello che oggi potremmo chiamare un cappotto, cioè chiudeva queste case da un punto di vista termico, le rendeva quasi passive, cioè non avevano bisogno di tanto apporto di calore o invece di apporto di raffrescamento e per questa ragione hanno resistito poi nei secoli, anche se oggi naturalmente non le costruiremo più. Come si pongono il problema dell'energia nelle grandi metropoli moderne con milioni di abitanti? Come fanno a Singapore? Entro il 2065 la diminuzione globale delle forniture di combustibili fossili avrà un impatto drammatico sulle risorse di Singapore. Il paese si troverà a corto di risorse, specialmente di energia. Singapore si è impegnata a ricavare l'80% di elettricità da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro il 2050. Ma i combustibili fossili rappresentano ancora il 70% dell'energia elettrica di Singapore. Trovare nuove fonti energetiche sostenibili per alimentare il paese sarà un'altra sfida per la sopravvivenza. Il Consiglio dei Servizi Pubblici sta installando pannelli solari sui suoi serbatoi per raccogliere e generare energia. Tuttavia, questi non basteranno neanche lontanamente a soddisfare il fabbisogno di Singapore. Installare una serie di pannelli solari è la risposta più ovvia. Ma in un paese a corto di terra, dove si può costruire un gigantesco parco solare? Anche in questo caso, la versatile struttura galleggiante di grandi dimensioni viene in aiuto. Nel 2021 è stato inaugurato un parco solare galleggiante composto da 122.000 pannelli ancorati al fondale marino, su un'area di 45 ettari. Grandi strutture galleggianti in mare con parchi solari. Non ci sono elementi che producono ombra in mare aperto, quindi non ci sono ostacoli. E possiamo impiegare l'acqua salmastra per raffreddare i pannelli fotovoltaici per garantirne l'efficienza. Una struttura galleggiante di grandi dimensioni può fare molto più che convertire la luce solare in energia. In mare aperto c'è più vento. Per trarre profitto da questa energia si possono adoperare turbine galleggianti di grandi dimensioni e il mare stesso può essere sfruttato come fonte di energia. Esistono molte ricerche su come impiegare le variazioni di marea, le correnti d'acqua e le onde per produrre energia per il nostro nuovo mondo. Inoltre, dove le isole sono separate da stretti o canali, le correnti sono molto forti.
quello che possiamo fare è fissare le turbine sotto la struttura galleggiante in modo che le correnti le facciano girare e generino elettricità. Di diversi nidi di cicogna che albergavano qua, erano costruiti qua sulle torri dell'Oxar, una delle torri angolari della casba che si trovano là sotto, ce n'è rimasto soltanto uno. Forse molto è dovuto al disturbo che questo luogo, diventato un set cinematografico, ha portato agli animali che qui risiedevano, perché questo posto viene utilizzato, è stato utilizzato in tantissime pellicole cinematografiche, come si diceva un tempo, insomma, non ultime anche pellicole recenti in cui il disturbo evidentemente è stato tale da non far tornare i primitivi abitanti in queste zone, i primitivi abitanti non umani. Ed è uno spunto per vedere un altro tipo di inquinamento, di impatto che hanno le grandi aree urbane. Siccome ci sono milioni di persone e poi spesso ci sono anche luoghi turistici interessanti, come in questo caso qui, e allora i turisti arrivano da tutto il mondo e arrivano soprattutto in aeroplano ormai. L'aeroplano è il mezzo di trasporto più inquinante che ci sia. Per ogni passeggero, per ogni chilometro percorso, si emettono 285 grammi di anidride carbonica. È un'enormità se si pensa che un'autovettura, nelle stesse circostanze, ne mette circa un centinaio. Ci sarebbe anche da riflettere sul fatto che il traffico aereo in realtà inquina soltanto per il 3,5% dal punto di vista dell'anidride carbonica emessa, però è in aumento costante e ha anche altre conseguenze. Una in particolare è quella di sconvolgere gli equilibri delle correnti di vento in alta quota. Il fatto che gli aerei si sono moltiplicati e il loro passaggio continuo le sta alterando, e questo provoca anche un'alterazione poi del clima più sotto, cioè la stratificazione naturale dell'atmosfera bassa vicino alla crosta del pianeta Terra si sta modificando anche a causa del traffico aereo. Va detto anche che cambiando il clima cambiano anche i tempi di percorrenza degli aeroplani, dunque le traversate possono diventare più lunghe, ci vuole più carburante, si emette di più, dunque un classico meccanismo non virtuoso che contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Poi c'è anche il problema degli aeroporti, spesso ormai costruiti dentro le città perché le città si sono allargate, molte volte in luoghi che hanno un rischio idrogeologico elevato e che addirittura si mantengono fuori dall'acqua soltanto per l'azione delle pompe, è il caso dell'aeroporto di Fiumicino, oppure che hanno un sistema particolarmente sofisticato idrodinamico per rimanere fuori dalle acque, come il caso dell'aeroporto di Osaka. Insomma, queste strutture che sono per noi oggi fondamentali andrebbero ripensate, soprattutto alla luce del fatto che riguarda l'inquinamento. Non dimentichiamoci che esiste anche una fetta piccola ma consistente e soprattutto molto probabilmente sostituibile da altro di voli privati. Questi jet privati costituiscono un affollamento in certe zone del mondo per uno spostamento di lusso che forse i sapiens non possono più permettersi. A Singapore si sta sfruttando invece un'altra possibilità, quella cioè dello spazio. Abbiamo visto che è una possibilità in cui c'è parecchia iniziativa e intrapresa privata, e Singapore si prepara a sfruttare questa opportunità. Sembra che lo spazio possa offrire a Singapore diverse possibilità. L'Ufficio Tecnologico Aerospaziale di Singapore sta valutando le opportunità commerciali in questo campo. Lo spazio potrebbe essere una fonte inesauribile di energia sostenibile. Un pannello solare sulla Terra sfrutta esclusivamente la luce solare durante le ore del giorno, intorno a 7-6 ore. Da qui nasce l'idea di installare un pannello solare nello spazio diretto verso il Sole 24 ore su 24. In quel modo la luce solare non mancherebbe mai e potremo convertire questa energia solare prodotta nello spazio in laser o microonde, riportarla sulla Terra e trasformarla in elettricità. Entro il 2065 Singapore potrebbe ridurre o addirittura eliminare la sua dipendenza dai combustibili fossili lanciando una serie di pannelli solari nello spazio. E la visione del futuro di Singapore nello spazio non si ferma qui. Entro il 2065 i singaporiani potrebbero viaggiare nello spazio.
C'è solo un problema. I viaggi nello spazio sono molto costosi. Ma in teoria esiste un modo per abbassarne il prezzo, realizzando un collegamento gigante tra la Terra e lo spazio. Un ascensore spaziale. Lo so, sembra un'idea davvero folle, ma si potrebbe utilizzare un cavo di collegamento e sfruttare la rotazione terrestre per connetterlo a una stazione aerospaziale anche più distante di un satellite geostazionario, cioè ad oltre 36.000 chilometri. Tutta la struttura dovrebbe ruotare di conseguenza. Sulla carta funziona. L'industria aerospaziale di Singapore sta ancora muovendo i primi passi. Alcune sue idee assomigliano più alla fantascienza che alla scienza. Ma in questa nazione anche i sogni impossibili possono trasformarsi in realtà. La riflessione sulle città oggi non è soltanto una riflessione architettonica o di occupazione di spazi, di territorio, o anche una riflessione culturale, è anche e soprattutto una riflessione ambientale, cioè ecologica. Lo abbiamo visto tenendo a paragone le città del Marocco, Ait Benadou, quest'ultima su cui ci troviamo in questo momento, con lo sviluppo esplosivo di una città moderna, di una megalopoli come Singapore. Le problematiche erano le stesse, cioè di inserimento nel mondo ambientale, però sono state risolte diversamente e oggi, anzi, in realtà non vengono più risolte, ma demandate. Le città dipendono interamente da territori che si trovano molto lontani da loro. Un tempo non era così. C'è anche un altro aspetto che ci interessa ed è quello del bello. Secondo i greci il bello era un canone oggettivo che permetteva di distinguere ciò che era buono nel tempo. Ciò che era buono nel tempo diventava ottimo e i greci lo sapevano bene. Gli italiani sono stati in grado di ribadire ancora una volta questa idea di grande bellezza, soprattutto con le città rinascimentali, e lo hanno fatto come insegnamento a tutto il mondo. Poi però bisogna dire che siamo stati anche capaci di grande bruttezza. Le città contemporanee italiane sono sommerse da periferie che sono davvero anonime, il regno dei non luoghi e per di più anche brutte e qualche volta pure pericolose, perché il rischio naturale nel nostro paese è molto elevato. Quando parliamo di città dunque parliamo soprattutto del futuro dei sapiens, che saranno concentrati nelle aree urbane e dovranno risolvere i molteplici problemi ambientali che queste creano dappertutto. Ci svilupperemo ancora in verticale, come sembra essere in alcuni progetti avveniristici, con torri che arrivano a oltre un chilometro di altezza? Oppure torneremo a occupare spazio in pianura, in orizzontale, cosa che comporta però una molteplicità di problemi ecologici? Questo ancora non lo sappiamo fino in fondo, però è vero che la risposta ad alcuni di quei problemi forse la possiamo trovare meglio se scaviamo a fondo nel mondo delle città arcaiche e antiche, perché lì qualche risposta a quei sapiens che vivevano più in equilibrio con l'ambiente hanno provato a darla. Non si tratta di risposte che possiamo magari applicare oggi, ma si tratta di un concetto di rapporto con il territorio che oggi abbiamo un po' dimenticato e che dovremmo recuperare.